7:32 minuti dopo la suave voce di Gaia, ahimè dovete beccarvi la mia, mi spiace, ma soprattutto quella di Lorenzo Masieri, che insomma... Sì, che non è tanto bella soprattutto a quest'ora. Seconda... Ma invece sai che al 3317853555 ci arrivano grandi complimenti per la tua voce calda e sensuale che la mattina sveglia le nostre ascoltatrici, pensa cosa sono arrivati a dire. Seconda mezz'ora di programma, Fabio, so che abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite perché Crystal Radio è media partner, una bellissima iniziativa che va avanti dal 30 di settembre, che vedrà proprio in questa domenica il finale, diciamo, di questa manifestazione che si chiama Dove inizia la città, la voce delle periferie nel segno di Giannacci, Gaber e Testori. E proprio di Testori, o meglio, usiamo Testori come link, perché siamo al telefono con Giuseppe Frangi, presidente dell'associazione Giovanni Testori, che appunto ci racconterà quello che succederà domenica nella grande finale di questa manifestazione. Quindi buongiorno a Giuseppe Frangi. Buongiorno a tutti, grazie del collegamento. Allora, grazie a voi prima di tutto per aver fatto questa bellissima iniziativa, perché è davvero una bellissima iniziativa che unisce, se ho capito bene, ma poi chiedo a lei, Frangi, di spiegarmelo meglio, quello che erano appunto le periferie raccontate dai tre grandi nominati prima, no? Quindi Giannacci, Gaber e Testori, e quello che sono oggi le periferie, giusto? Esattamente, cioè l'idea, siamo partiti dal fatto che ci fossero questi tre anniversari, cioè i 100 anni dalla nascita di Testori, 20-10 dalla morte di Gaber Giannacci, e quindi un po' prendendo spunto da questo anniversario ci siamo chiesti ma come reagiscono oggi queste periferie che sono piene di grandi creatività, stando su Milano, di fronte a questi personaggi, cioè di fronte ai lavori di questi personaggi, alla voce e alle canzoni di questi personaggi. E quindi abbiamo iniziato a ragionare insieme a Marco Garofalo, insieme a Riccardo Bonacina, che è fondatore del Settimanale Vita, le realtà che promuovono questa... Uno è Vita, appunto Vita Non Profit, che è un giornale che da 40 anni racconta il sociale non profit in Italia, l'altra è Casa Testore, che appunto è un hub culturale che raccoglie un po' l'eredità del grande scrittore. E quindi insieme a Marco Garofalo, fotografo, grande amico, allievo di Basilico, che da tempo fotografa, frequenta e ha costruito legami con questi creativi rapper di periferia, ci siamo chiesti, abbiamo lanciato il sasso, no, per vedere cosa succedeva. E devo dire che la reazione è stata straordinaria, nel senso che tutti hanno, come dire, soprattutto dimostrato un desiderio di riappropriarsi di questi che hanno stati dei loro precursori, di fatto, cioè che avevano, non erano intellettuali, cioè non erano né cantanti né intellettuali nati in periferia, ma erano cantanti e scrittori che hanno saputo raccontare, farsi contaminare dalla periferia, diciamo. Sì, quindi delle sorte di traduttori, in un certo senso, traducevano il bisogno e la voglia di espressione appunto delle periferie per tutti quanti noi altri, in un certo senso, no? Spesso volentieri hanno fatto questo. Soprattutto avevano capito che in periferia... Aspetta, Giuseppe, Giuseppe, scusate, abbiamo perso per un secondo, dicevi forse hanno capito che in periferia... No, avevano capito meglio di tanti, come pochi altri, che in periferia c'era una spinta vitale, un'energia umana che era necessaria per la loro stessa avventura culturale e espressiva, capito? Quindi avevano bisogno di intercettare l'umanità della periferia, l'energia umana della periferia, per alimentare la loro stessa creatività, ecco. Chiarissimo. Allora, spiegaci bene cosa succederà appunto domenica 15 alla Fabbrica del Vapore, giusto? A partire dalle ore 18. Alle 18, sì. Sostanzialmente l'idea è stata appunto quella di non fare tanto una mostra. È uno spazio che con le foto di Marco Garofalo, quindi c'è anche questo aspetto espositivo. Marco Garofalo ha fotografato tre dei protagonisti di questo percorso, che sono Roberto Mastroianni, Mas, Giulì e Tusco, li ha fotografati nelle stesse situazioni in cui erano stati fotografati Giannacci, Testori e
Giuseppe. Attenzione Giuseppe, ti abbiamo perso ancora un attimo. Ok, ecco, scusa, sei tornato, perfetto, dimmi pure. Ok, no, dicevo che Garofalo, Marco Garofalo, ha fotografato tre dei protagonisti di questo percorso, che sono Mas, Julie e Tusco, nelle stesse situazioni in cui si erano lasciati fotografare gli annacci Gabriel e Testori, ovviamente in situazioni di periferia, quindi della Ghisolfa e così via. E quindi c'è la parte espositiva, che quella è stabile, e poi il percorso, lo spazio è stato occupato come una sorta di laboratorio per lavorare sulle canzoni e la voce, nel caso di Testori, la voce di Testori. E quindi domenica noi ascolteremo gli esiti di questo laboratorio che ha avuto il suo momento clou martedì scorso, e poi soprattutto vedremo, ascolteremo le tre canzoni che Mas, Tusco e Julie hanno scritto a partire dal loro rapporto con Gaber, Iannacci e Testori. Quindi, mentre le prime sono delle campionature, delle ricampionature di canzoni e di voci di Testori, questi tre sono canzoni che con i relativi videoclip girati da Marco Garofalo e da Giacomo Miraldi. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, non si può non andare, appunto, se siamo a Milano, se siamo nelle periferie, se siamo questi tre grandi artisti di cui abbiamo parlato, ma soprattutto se siamo il futuro della nostra città, e per capirlo meglio, magari collegandosi alla grande storia di Enzo Iannacci, Giorgio Gaber e Testori. Esatto. Grazie mille, allora, grazie mille davvero. Grazie a voi, vi aspettiamo domenica, allora, vi aspettiamo domenica alle 18. Domenica alle 18, appunto, alla Fabbrica del Vapore, Ok, mi raccomando, l'iniziativa è la voce delle periferie nel segno di Iannacci, Gaber e Testori, dove inizia la città. Grazie mille Giuseppe, buona giornata. Buona giornata a tutti. Mi raccomando, ci vediamo lì allora, ci vediamo lì tutti insieme, appunto, domenica. Grazie mille. Continuiamo allora, e continuiamo ovviamente, l'abbiamo mandato anche ieri in onda, però non posso che farlo anche oggi. Abbiamo parlato di questi tre grandi, abbiamo parlato di periferie, beh, c'è una canzone, ci sono tante canzoni in realtà del signor G che raccontano la periferia, una su tutte, ovviamente, è quella della ballata, si chiama così, no? La ballata del Ceruttigino. E sai dove stava il Ceruttigino? Stava in Giambellino. E quindi lo andiamo ad ascoltare.